Quando io ho iniziato a cantare qui a Milano, i primi anni, il primo disco che ho fatto, non avrei mai pensato nella mia vita che una parte importante sarebbe stata occupata in futuro dalle canzoni d'amore. Poi piano piano ci ho preso gusto, come si dice, no? Ci ho preso gusto e mi piacciono. E mi domando perché questa cosa? E allora forse adesso ho scoperto il perché, la risposta ce l'ho. Perché? Perché sì. Perché sì, perché sì. Perché è la cosa più importante che c'è. In tutte le sue forme, in tutte le sue dimensioni. L'amore. E dopo questo discorso da ultimo dei romantici, lui è il penultimo, vi canto una canzone nuova, romantica, che si chiama Ragazza Magica. Bello, mi piace anche il pianino. Mi piace anche il pianino. È figo sto pezzo, funziona. Figo, bisogna farlo bene questo qua. Sì. Devo trovare delle idee. Quelli delicati. Difficili, sì, difficili, perché difficili. Stanno su quel crinale difficile, no? Che se lo fai bene fai la figata. Per cui deve, l'emozione c'è, no? Però deve essere un po' di plastica, secondo me, questo pezzo. Più, sì, sì. Un pochino più elettrificato. Sì. Cioè, mi viene in mente un po' veramente George Michael, capito? Qui. Cioè, quel mondo lì. Sì, sì, una cosa che c'è, gran scrittura, ma però è leggera. È mascherata, capito? Sì, sì. E quel pezzo è tipo bella, no? Quel mondo lì. Sì. Signore e signori, adesso per la prima volta assisterete a Franco Santarnecchi incazzato nero. Allora, ora basta, però! Beh, bello, bello. Bravo, bravo. Si è versato il caffè nel mixer. Ma adesso è una cosa che fa piacere. Ci avete in un mixer anni 70 dove non esistono pezzi di ricambio. Beh, io ci ho messo. Ok, now works l'uovo di Pasqua, ti ricordi? Prova? Sì, funziona. Tengo l'inizio che era molto bello il taratan che hai fatto, Entro dopo. Guai. Ok, tanto va doppiato, perché nell'altro non l'ho qualcuno fatto. Ha appoggiato il caffè sul mixer. Siccome in America non c'è l'espresso, ma c'è il caffè da mezzo litro, c'è stata un'inondazione, un flood, come il famoso fonico. E qui è. Però si risolve tutto. Si risolve tutto. È bello sto pezzo! È bello! Certo! Senti come gira!
Che gioia la notte, ti ho visto ballare, puoi ridere di gusto senza malignità. La gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica e senza pietà. Questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare che poi tanto bu. A me non mi piace, io credo che invece il tempo è prezioso davvero un bel po'. Io quando ti guardo mi basta guardarti, è una bella notizia che porta allegria. Non c'è un paragone, non è che un milione di altre notizie ti portano via. A forza di essere molto informato so poco di tutto e dimentico di guardarti negli occhi, sbloccare i miei blocchi, alzare il volume e pensare che sì. La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo, lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Oh yeah, quando io sto con lei. Ah! Che vino, vai di nuovo. New York, Electric Lady. Terzo giorno di session qui nello studio dell'Electric Lady. Adesso faccio una chitarra acustica per Ragazza Magica, che è uno dei pezzi che, del disco che preferisco. Sì, mi piace, perché è un po' un mio classico, insomma, è la mia zona di comfort, diciamo, è una zona dove proprio mi ci sto bene, mi ci rilasso proprio musicalmente. È la tradizione che arriva da Serenata Rap in poi, insomma, Bella, Morirò d'amore, ogni disco, no? Cerco di metterci un pezzo che sia una canzone d'amore allegra, che non è perché non, di solito le canzoni d'amore sono sempre un po', si tende alla malinconia nelle canzoni d'amore o comunque allo struggimento, no? Al senso di struggimento. E invece c'è anche tutta un'altra parte di canzoni d'amore che sono quelle proprio tipo la prima cosa bella che ho avuto dalla vita. E allora Ragazza Magica è una di quelle canzoni nate dal titolo, perché avevo questo, mi piaceva l'idea di fare una canzone che si chiamava Ragazza Magica, avevo in testa questa roba, la mia ragazza è magica, oppure questa ragazza è magica. Poi quello mi è rimasto in testa un po' e poi è venuta fuori la canzone. Tutti i giorni suoniamo. Yes, yes, yo. Ci siamo? Che aspettiamo? Ok. Yes. La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Oh yeah, quando io sto con lei. Signore e signori, è arrivato Saturnino! Applauso. Quante volte lo devo dire? Ti ne dici più? Ario!